Chiariamo un concetto a proposito del linguaggio del DNA e in generale degli acidi nucleici. Allora, il DNA parla una lingua che è formata da un alfabeto, è caratterizzata da un alfabeto di 4 lettere. Queste 4 lettere nel caso del DNA sono adenina, timina, citosina e guanina. Con questo alfabeto a disposizione, il DNA forma solo parole di 3 lettere. Questo vuol dire che la nostra sequenza di basi azotate, A, A, T, C, C, ecco, le scrivo in modo casuale, ovviamente in modo didattico, senza voler rappresentare nulla di che per forza debba avere un riscontro nella realtà, ma in modo verosimile abbiamo le basi azotate complementari, quindi timina, timina, adenina, guanina, guanina, citosina. Ecco qua. Quindi se io scorro il mio filamento, se io scorro lungo il mio filamento, so che ogni 3 basi azotate il DNA sta esprimendo una parola. Avendo paragonato il DNA a un libro di ricette, possiamo dire che ciascuna di queste parole è un ingrediente per cucinare quel piatto che sono le proteine. E questo ingrediente è un amminoacido. Quindi questo segmento di DNA che ho rappresentato potrebbe essere una ricetta completa nel caso in cui questa ricetta si componga di 3 amminoacidi. Ecco, allora come abbiamo detto, per leggere questo libro di ricette è veramente molto ricco di ricette, perciò non sarebbe possibile per la cellula leggerlo tutte le volte in modo completo. Allora, la cellula deve occuparsi di leggere solo quelle informazioni che gli servono in quel momento, cioè deve leggere quella ricetta che serve per fare quella proteina, quel piatto che è richiesto in quel momento dalla cellula. Allora non deve leggere tutto il filamento di DNA, ma deve leggere solo una porzione di filamento. Una porzione di filamento che contiene la sequenza di basi azotate, cioè tutti gli ingredienti che servono per quella ricetta. Questa porzione di filamento che contiene tutti gli ingredienti che servono per fare quella ricetta, cioè in via definitiva la ricetta, si chiama gene. Quindi, che cos'è un gene? È una porzione, un segmento di filamento di DNA che contiene tutte le informazioni che servono alla cellula per sintetizzare, per costruire una certa proteina. Cioè, nel nostro grande libro di ricette, un gene lo possiamo paragonare a una sola ricetta che contiene tutti gli ingredienti per cucinare quel piatto che sono le proteine.